Ciao impallinati, no, volevo dire ciao ragazzi, io sono Red e oggi abbiamo più visualizzazione di Piozza 3. Cosa? Oggi comunque parliamo di... Cosa? Ma no, che cosa? E c'è questo bellissimo mirino da pistola. Oggi parleremo infatti dell'utilità di mettere un mirino sulla vostra pistola e quale io vi consiglio. Devi dire cosa? Cosa? Aragosta, Giuse, Aragosta, l'hai rovinata! Aragosta in acena! Perché è importante avere un mirino elettronico, opto-elettronico sulla vostra arma? Beh, semplicemente perché quando andate ad allinearvi con le tacche di mira ci mettete di più. La risposta breve, la risposta concisa è questa, ovvero quando dovete andare a prendere il puntamento, se dovete allineare due cose, quindi le due tacche di mira posteriori e quella frontale, è molto più complicato mantenerle sia in asse dritti in modo tale che siano tutte belle allineate e anche andare a prendere la mira ed essere sicuri di cosa state puntando. In quanto voi, come ben sapete, non dovrete mettere a fuoco né la tacca di mira posteriore né quella frontale, ma quello che c'è oltre. L'altro motivo molto importante è che avrete la visuale molto, e dico molto, più libera, ovvero avendo semplicemente un dottino davanti vi sarà possibile vedere e mettere a fuoco quindi più campo visivo senza dovervi concentrare su una grossa porzione di pistola che comunque vi ostruisce la linea visiva e quindi in generale avrete un campo visivo più ampio, 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 ampissimo. 160 cazzi gradi di visuale. Sei un gufo. L'altra cosa importante da tenere in considerazione è che ovviamente sì, vi sarà per certi versi più semplice andare ad acquisire il puntamento, quindi il bersaglio, ma dovrete allenarvi parecchio perché questo qui è un dot molto molto piccolo e non avendo, come su un fucile normale, un calcio da appoggiare sulla spalla e quindi un allineamento quasi obbligatorio già gestito da fucile, in quel caso lì, vi sarà un pochino più difficile riuscire ad entrare in puntamento e trovare subito il pallino rosso. Vi serve semplicemente allenarvi un po', io lo trovo comunque molto più semplice che acquisire il bersaglio con le tacche di mira e anche molto più preciso in quanto ho un pochino più di spazio sotto a dove sto puntando per capire cosa c'è, se il pallino va andando dove voglio io, eccetera eccetera eccetera. Cosa estremamente importante è la regolazione della luminosità. Io ho montato questo Dragonfly mini dot che regola automaticamente la luminosità a seconda che io sia in open, chiuso dentro una cantina, nella cantina di Saddam Hussein a guardare i cartoni animati, non importa, ci pensa lui da solo. Quindi avere un mirino molto luminoso, ovviamente, come già sapete perché ne abbiamo già parlato, è un grosso problema, quindi mi raccomando, la regolazione della luminosità. Il mirino andrà ovviamente tarato, quindi dovete regolare alzo e deriva in modo tale che dove state poi andando a mirare lui spari. Con le tacche di mira normalmente non bisogna fare, a parte quelle d'arma vera, che lì è tutto un altro discorso, rimaniamo però nell'ambito software, questo invece lo dovete tarare. Sempre a proposito della taratura, attenzione, perché come succede con i fucili scarrellanti, una pistola a gas ha molto movimento, molte botte che vengono date al mirino, quindi sarà necessario andarla a ritarare dopo che fate svariate partite perché potrebbe andarsi leggermente a spostare. Sempre collegato a questo punto c'è prendete dei mirini buoni. So che costano un'ira di Dio, lo so, però con un mirino del Kaiser vi si spegne mentre sparate, si deregola, si sregola, si svirgola subito, quindi non vi è praticamente utile per un cazzo. Quindi vi consiglio di prenderne uno bello, decente, croccante, spinto, che poi dopo però non dobbiate starci dietro come un bambino infante. Bene, con questa inquadratura storta io vi saluto, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione, ci sono tutti i prodotti di cui ho parlato, i nostri Instagram. Vi ricordo di seguirci su entrambe le pagine perché buttiamo fuori contenuti sempre interessanti e facciamo contest come quello di sabato scorso. Quindi ringrazio anche quelli che hanno partecipato a quel contest, ringrazio le persone che continuano a scrivere 1911 nei commenti senza aver capito che era un contest a tempo, quindi purtroppo il tempo è scaduto. Vi ringrazio comunque di aver partecipato, andate a fare un salto anche e di nuovo sui nostri Instagram perché ci sono tutte le foto di quelli che hanno vinto e la prossima volta potreste essere voi. Qui da Red è tutto, JJ vuoi dire qualcosa? Grazie JJ e stay angry! Come sembro Rico che si è fuso con Pio03 ed è diventato un Transformer.